arrivata anche in emergenza. Un giocatore che ci manca da 3 partite come Lasic era la partita sua, perché con la fisicità poteva dare qualcosa in più verso le loro guardie. Ma ci è mancato un po' Jovic, perché ha fatto l'iniezione prima della partita e finché durava poteva camminare, ma dopo, quando ha smesso l'effetto, non poteva neanche cominciare a zoppicare, quindi siamo andati con l'altra cosa. Ne ha fatti qualche adjustment, qualche aggiustamento durante l'intervallo, ma penso che la nostra difesa non è stata all'altezza il primo tempo. 56 punti ricevuti, nonostante Slovenia gioca con questa NBA velocità che parte da Dragic, Doncic, Prepelic, Vlasic e tutti quanti, i loro guardi sono veramente, soprattutto Dragic, che è veramente verticale e c'è tantissimi problemi. Il primo tempo non eravamo concentrati su quell'aspetto, era la chiave, erano questi punti in transizione, questi punti facili, lay-up e tutto quello, e alcuni falli anche non molto intelligenti fatti da parte di noi, dove nel primo tempo penso che 8 o 10 tiri liberi con dei falli, poi falli tecnici, 2 e andiamo avanti e tutto quello, quindi chi ne mette... Chi più ne ha più ne mette. Quindi, io penso che ognuno di noi sa perdere e bisogna stringere la mano e complimentarsi con Slovenia, perché veramente ha fatto un campionato strepitoso, straordinario, anche coach Kokoschko, che ha fatto molto molto bene con l'aiutino del giocatore degli Stati Uniti come Randolph. Polemica, sì, questi falsi passaporti bisogna che li togliamo via, e se è bravo che gioca per la sua nazionale, che è la nazionale degli Stati Uniti. No, ti chiedo questo, adesso è a caldo, immagino l'amarezza, ma tu ti saresti mai immaginato all'inizio del percorso, con tutti i problemi che avete avuto, di arrivare fino all'argento? Sì, io la cosa che abbiamo fatto e che ho deciso di fare, di non dire mai davanti o mettere qualcosa come dire noi abbiamo dei problemi, ci manca questo, quell'altro, non è venuto, mai, io, i vostri colleghi greci l'altra sera mi hanno chiesto siete qua senza 7-8 giocatori, io dico no, quanto ne sappia io sono qua con 12 e quello è vero, quindi abbiamo creato, sono molto orgoglioso, sono molto grato a questi ragazzi, perché hanno dato tanto, hanno messo il cuore ogni giorno, hanno lavorato, hanno creato un gruppo, c'era un grande capitano come Maxson che gli portava serietà e hanno voluto questa medaglia tantissimo, perciò stiamo in una continua crescita, penso, è la terza medaglia di argento in questi 4 campionati, andiamo avanti, quindi c'è Bogdanovic, vinceremo noi questo senz'altro. Quello che hai detto in conferenza? Sì, sono sicuro. Grazie. Ecco, ciao.